Salve telespettatori, oggi una presenza importante per Tele Santa Marinella, ma non tanto per la redazione quanto proprio per voi che ci ascoltate. Inauguriamo una rubrica dedicata alla salute con il dottor Pietro Zaccagnino della ASL Roma 4, Buonasera a tutti, Ospedale San grazie. Paolo, ma già un volto molto conosciuto nel nostro territorio per le innumerevoli iniziative che ha curato per la nostra città con convegni nelle scuole, insomma, e per dedicata alle donne, per una serie di attività in corso già da diversi anni. Lascio dire a lei come si chiamerà questa rubrica perché poi spiegheremo il significato. Allora, questa rubrica nasce da un'idea, diciamo così, inizio un gioco, ma quando si va a cena fuori, quando si incontra la gente per strada, di solito si ha la difficoltà di interagire e ci si dice sempre, dice, ma come mai io ho queste grosse difficoltà a prendere un appuntamento oppure ho queste grosse difficoltà a capire anche quello che ho. E allora parlando con Alessandra abbiamo avuto questa idea di creare questa rubrica per fare che cosa? Per permettervi di acquisire quelle conoscenze che non sono le conoscenze di internet, il famoso dottor Google. Uno va su internet e dice oddio, ho un eritema, tirate fuori i risultati e vi siete dati la cosiddetta condanna a morte, nel senso di oddio, sono uscite le patologie più comuni. Ma cerchiamo di avvicinarci a questo percorso della patologia, ma soprattutto del benessere, perché il mio ruolo non è quello di scovare le patologie, ma bensì il compito di un medico è quello di garantire un benessere sia fisico ma anche psicologico, sia di chi è malato, ma soprattutto di chi non è malato. Abbiamo parlato con Alessandra delle famose conferenze. Le conferenze perché? Perché il ruolo principale del medico, come dicevo prima, non è quello di scovare una patologia, ma di cominciare da prima, ossia di fare la cosiddetta prevenzione primaria. Cosa significa la prevenzione primaria? La prevenzione primaria è quello che possiamo fare noi dentro casa con quegli stili di vita che a volte tralasciamo per la vita quotidiana, per il troppo lavoro, oppure magari per lo stesso andare a vedere una partita di calcio, oppure per non rinunciare a qualcosa, che ci permettono però di avere una vita serena, felice e quindi ci permettono anche di evitare l'insorgenza di alcune patologie. Parleremo poi per le singole patologie della cosiddetta prevenzione primaria. Vorrei, prima di passare a parlare di prevenzione, vorrei toccare un tasto che per me è un po' dolente, che riscontro poi alla fine quando si va anche in una semplice sala d'attesa di uno studio medico, anche del medico di base. Da una parte c'è, a mio avviso, un forte ricorrere al medico per qualsiasi stupidaggine, tra virgolette. Non voglio esprimermi male in No. termini, in senso passare male il messaggio, mi corregga. Dall'altra parte invece ci sono quei lati, quegli anfratti della società che ancora sono rimasti un po' nell'ignoranza, nel termine benevolo ovviamente, del significato Della della parola. parola. Sì. Questa sorta di pudore alcune volte che magari alcune persone hanno, soprattutto nelle donne, che fa sì che si frapponga un muro. Allora, io su questa cosa avrei tantissimo da dire, ma innanzitutto dobbiamo capire le differenze uomo e donna. Allora, una donna per me, che sono uomo, rappresenta, ma anche per la natura, noi nasciamo in realtà donne e soprattutto il cambiamento di un cromosoma che ci permette di trasformarci, diciamo così, negli uomini. Però la donna ha un altro modo di interpretare la vita, quindi l'ignoranza purtroppo c'è ancora, la diffidenza ancora c'è, ma fa parte delle vecchie generazioni. Quello che io rimprovero sempre invece alle donne è quello di trascurare la propria salute. Perché la donna ha, come dice lei, dice, dottore, ho tanti impegni, ho mio suocero che sta male, mio marito che sta, i bambini da portare a scuola. E questo fa parte della vita quotidiana, quindi una donna a volte tralascia la propria salute per occuparsi degli altri. La donna però ha anche una caratteristica importante, una cosa che mi fa riflettere molto, è una cosa che mi piace tantissimo. È quello che la donna però affronta la malattia, la visita medica o qualsiasi tipo di intervento da solo. E l'uomo invece ha un altro modo di fare, fa parte della nostra natura, quindi
Esistono naturalmente uomini che tralasciano il proprio benessere, la propria salute, anch'essi per la carriera, per il lavoro e per tante cose. Ma guardiamoci poi realmente, oppure guardatevi dentro casa, nel senso chi vedrà questa trasmissione, immaginate vostro marito, il vostro compagno con 37 di febbre a letto e 15 coperte sopra, e immaginate vostra moglie, la vostra compagna con 38 di febbre che esce a portare i bambini a scuola e poi si mette a letto, ok? Nelle sale di attesa dei medici curanti c'è una richiesta naturalmente molto particolare per alcuni esami, ma c'è anche il desiderio, e questo lo dobbiamo ribadire. Noi viviamo in un paese dove la sanità è pubblica, quindi un paese che fa invidia agli altri paesi. Immaginate gli Stati Uniti d'America, immaginate i paesi sudamericani, dove può curarsi solamente chi ha a disposizione un lavoro, un patrimonio, ma anche la stessa Svizzera. In Svizzera, se non sei assicurato, non hai diritto all'assistenza di tipo medico. Quindi che cosa succede? Proprio per questo nostro modo di fare, noi siamo abituati a diciamo così, raggiungere il medico per ogni piccola cosa, per ogni anche piccola sciocchezza che può essere curata dentro casa. Viviamo poi in un mondo dove in Italia esiste la cosiddetta medicina difensiva, e questo è un altro argomento, un argomento un po' più complicato, mi piacerebbe poi affrontare con voi anche magari però con diciamo, la presenza di un legale. Di che cosa parliamo? Parliamo del fatto che molto spesso si ha paura anche di essere denunciati, quindi si va dal medico curante per un dolore al dito, giustamente il medico curante prescrive una radiografia, il radiologo prescrive una visita ortopedica, l'ortopedico prescrive una risonanza magnetica, dopo 2 anni e mezzo si torna al medico curante con una montagna di esami inutili. Quindi esiste anche questa interpretazione della medicina difensiva, che è un problema che poi stiamo affrontando questi giorni, sia a livello dei sindacati, a livello anche parlamentare. È stata fatta adesso una nuova legge che non riguarda voi fortunatamente, ma riguarda noi medici, che si chiama legge Gelli, che in un certo senso cerca di tutelare un pochino il medico di fronte a questo tipo di cose. Inizierei partendo da due parole chiave. Uno l'ha appena detto, che sono le donne, perché insomma sono le più coraggiose, ma sono anche, ahimè, quelle più esposte a determinati tipi di patologie. Sì. L'altra non la voglio nominare perché è l'innominato, l'innominabile, e quindi credo che tutti abbiamo capito insomma di cosa parliamo, il male del secolo. E se lei è d'accordo con me, vorrei iniziare a parlare della vita della donna in questo senso, e quando si è già in età per poter distinguere un semplice disturbo del metabolismo o della crescita piuttosto che qualcosa di più grave. Perfetto, parleremo allora di questo, si parlerà della prevenzione, come dice Alessandra, della parola che lei ha chiamato innominabile. Questa parola è cancro. Ok, il cancro diciamo così è una parola antica, l'etimologia viene dal greco, il granchio. Perché? Perché il tumore o le cellule tumorali hanno un aspetto, visto al microscopio, diciamo così, quasi affascinante. Hanno tanti piccoli pseudotopi e assomigliano a un granchio, ok? La parola fa paura, ma il cancro esiste da quando c'è l'uomo. Immaginate che il primo tumore è stato trovato nella coda di un mososauro, quindi un dinosauro. E gli stessi nostri antenati, ok, dall'uomo di Neanderthal ai primi Homo sapiens, si ammalavano di tumore. Purtroppo adesso viviamo in un paese industrializzato, quindi viviamo in un paese e in un mondo dove diciamo così, il benessere ha portato però anche a un incremento di un certo tipo di patologie. Affronteremo anche un argomento, diciamo, ma perché c'è tutto questo gran numero di tumori? Non tanto anche per l'ambiente, perché abbiamo cominciato a fare anche tanta diagnosi. Fino a 20 anni fa si moriva e non si sapeva perché si moriva. Adesso, grazie al servizio dei medici, alla diagnostica, è possibile fare diagnosi anche quando il tumore è in una fase molto piccola. Ma prima di arrivare alla diagnosi, cerchiamo di capire quali sono i comportamenti che possono impedire questo tipo di tumore di insorgere. Per quanto riguarda l'età, c'è una fase o diciamo gli interventi sono, presumo che per la prevenzione ci siano modi di prevenire diversi, esatto, rispetto all'età. Mi sembra di capire che fino a qualche anno fa, ad esempio, una semplice mammografia era prescritta nelle donne dai 40, dai 50 anni dai ancora, 50. Ancora.
Questo perché? Dalle donne al di sopra dei 50 anni, perché si è scoperto che la maggiore incidenza di tumori si ha in questa fascia di età. Quindi la mammografia di screening viene, diciamo così, erogata gratuitamente dalla Regione Lazio alle pazienti che vanno dai 50 anni ai 74 anni. In realtà la mammografia andrebbe cominciata all'età di 40 anni, ma questo non è un problema perché si può fare tranquillamente in qualsiasi ospedale o struttura, e nelle pazienti che hanno una familiarità, però attenzione, non parliamo di mia nonna forse ci ha avuto il tumore alla mammella o mia zia forse ha avuto un tumore alla mammella, una familiarità accertata, diretta, quindi nonna, mamma, zia, in quel caso la mammografia può essere iniziata e prescritta già all'età di 35 anni. E una cosa molto importante che devo dire è che è stata fatta anche una grande prevenzione con, sempre per le donne, con l'introduzione obbligatoria del vaccino per il papilloma. Ok? E questo per mettere una pezza ai cosiddetti problemi dei Novax, eccetera. Io sono un medico, quindi come medico dico e consiglio: vaccinate i vostri figli senza alcun tipo di problema. L'assenza di questa vaccinazione ha ridotto quasi dell'80% l'insorgenza dei tumori uterini nella donna. Che diciamo che è anche il più diffuso. Esatto, è ora uno in questo senso, diffuso. Uno dei più diffusi, e che nasce fin dal primo stadio dell'età sessuale. Esatto, dal primo menarca, quindi dalla prima mestruazione, comincia il rischio. Per questo il vaccino viene somministrato molto prima. La seconda prevenzione per quanto riguarda una donna comincia dopo i 30 anni, e quindi cominciamo con la prevenzione con i cosiddetti controlli, ok? Dall'ecografia, che può essere prescritta al di sotto dei 40 anni, e poi dalla mammografia, che viene prescritta annualmente o biannualmente, quindi ogni 2 anni, nel corso della vita fino a 74 anni. Io dico anche di più, perché? Perché una donna che ha 80 anni adesso non è più una donna anziana, ma bensì una donna matura. Che significa? Noi parliamo di maturità, perché le donne adesso vivono più di prima, e quindi noi viviamo in un paese dove l'età media si sta alzando continuamente. Le patologie sono certo diverse, però sono patologie che vengono affrontate alla stessa maniera. Quindi anche se avete 80 anni, 82 anni e vi dicono ma che la fa fare? Andatela a fare ugualmente. Mi viene anche da farle un'altra domanda su uno dei un po' delle patologie più comuni nelle ragazze a partire da dopo i 20 anni in su, che è quella dell'ovaio policistico. Anche sì. Lì più che ovaio policistico, scusami Alessandra, sì, c'è una patologia misconosciuta nelle donne giovani, che è l'endometriosi. Esatto. Allora, parliamo spesso, immaginate a casa avete vostra figlia col primo menarca, il primo ciclo mestruale, oppure voi stesse nel vostro passato, che è il primo o secondo giorno di ciclo non riuscite a alzarvi dal letto per il dolore. Naturalmente cosa si fa? Si compra il Buscopan, si comprano i medicinali di base, e poi finito il dolore si continua. Però l'endometriosi è una patologia cosiddetta misconosciuta, ed è una patologia a cui si deve pensare subito quando ci sono dolori molto forti durante la fase del ciclo. L'ovaio policistico, bensì anch'essa è una patologia ma meno comune dell'endometriosi, che può essere trattata tranquillamente da un normale ginecologo con la somministrazione di una terapia ormonale. Che cosa è la terapia ormonale? La famosa pillola anticoncezionale. Può essere anche in questo caso fonte di un possibile... No. Assolutamente no. Distinguiamo queste cose. Esatto, quindi la pillola anticoncezionale presa a scopo terapeutico assolutamente non ha alcun rischio. L'unico rischio che ha una donna in terapia ormonale è dopo la menopausa, ossia nell'assunzione degli ormoni per ridurre i cosiddetti effetti della menopausa, che sono le caldane, l'osteoporosi, i disturbi cosiddetti dell'umore, perché sono molto appunto elevati. Però anche in questo caso una terapia al di sopra dei 5 anni continuativi può rappresentare un rischio. Per i primi 5 anni non c'è alcun rischio. Vi faccio un esempio semplice adesso. Se ci state seguendo, andate in bagno, prendete una scatola di aspirina, tirate fuori il bugiardino, ossia il foglietto con le istruzioni, e leggete la posologia, una riga, e gli effetti collaterali sono 4-5 pagine attaccate dietro. Ogni farmaco ha i suoi rischi, ogni terapia ha i suoi rischi, ma la cosa importante è che dobbiamo tutti valutare che prima vengono i benefici e poi si calcolano i rischi. Quindi mi sembra di aver capito in questo senso che ci sono sintomi più e meno gravi in questo senso,
che possono avere riscontri negativi nel futuro, quindi piuttosto un ovaio policistico piuttosto che un'endometriosi. Esatto. Allora, sono patologie queste, diciamo così, che io chiamo benigne, nel senso che sono patologie che danno solo difficoltà in certi stili di vita, ok? Quindi alterazioni nell'endometriosi. Diversamente magari dal papillomavirus, che può essere più aggressivo e può avere. No, papillomavirus è dimostrato che è la causa principale del tumore della cervice uterina, quindi quello è una delle cause principali. Voi mi direte, ma ne esistono diversi ceppi, il vaccino va bene per uno solo. Intanto fate quello, perché rappresenta il 90% praticamente di quel tipo di tumori. Per quanto riguarda invece il tumore alla mammella, naturalmente l'argomento poi lo affronteremo singolarmente con le manovre che dovrete fare a casa, con le piccole norme che dovrete naturalmente seguire, ma quello che voglio e che voglio dirvi, quando voi vi affidate a un medico, vi affidate ad uno specialista e la prescrizione del farmaco non è mai fatta in maniera generica, quindi il sentito dire a mia zia hanno dato quello, sta meglio con quella, prendi di quello, eccetera, perché siamo tutti medici di noi stessi e consigliamo le terapie che danno alle zie, alle nonne, ai fratelli, alle amiche, alle fidanzate o alle amanti. Questo per chi non può andare su Facebook, su Google. Esatto. Oltre il dottor Google c'è anche il dottor vicino di casa. Esatto, il vicino di casa che ti dice guarda, a me mi hanno dato questo, fatte prescrivere questo, che è la cosa, capito, migliore. Diciamo che riassumendo i punti più sensibili di una donna, che quelli che dovrebbero essere più soggetti a controllo, sono ovviamente le parti uterine. No, gli organi della cosiddetta riproduzione. Quindi praticamente l'utero, ma anche le visite ginecologiche, il pap test, rappresentano esami che poi naturalmente adesso andremo anche a vedere singolarmente, che vanno fatti a scopo preventivo. E la mammella al di sopra di una certa età. Mentre invece la tiroide? La tiroide rappresenta una patologia di territorio, come si dice, nel senso è una patologia che è molto comune in territori dove abbiamo un'elevata attività vulcanica, ad esempio nella zona del Viterbese la patologia nodulare della tiroide è molto comune, ma allo stesso tempo la patologia tumorale della tiroide è una patologia in via di studio. Si è parlato tanto dell'esposizione, per i più piccoli non se lo ricordano, ma i più, tu immagini, avevi 4 anni, però io mi ricordo Chernobyl. Esatto, e si è detto la colpa di tutti i tumori della tiroide è stata l'esposizione a Chernobyl, quindi l'inquinamento radioattivo di un'esplosione nucleare. In realtà c'è anche un'altra teoria molto bella, quella di un collega di Aviano, che è Aviano, cioè uno dei più grandi centri oncologici in Europa, che ha detto dall'86 in poi c'è stato un incremento notevole dell'utilizzo di esami di diagnostica per immagini con le radiazioni. Chernobyl, questi esami, esistono dei fattori predisponenti. Il tumore alla tiroide è un tumore, poi tra parentesi, molto più semplice del tumore alla mammella, raramente e solamente in casi molto rari può essere un tumore molto aggressivo, si diagnostica con facilità e soprattutto difficilmente, se non in casi rari, porta all'exitus. Exitus significa purtroppo al decesso del paziente. Il tumore alla mammella invece, se non trattato e non curato alla stessa maniera, è un tumore molto molto aggressivo. Però la tiroide colpisce uomini e donne alla stessa maniera, ok? Noi, se parliamo delle donne, parliamo principalmente della prevenzione che potete fare tutti i giorni, la prevenzione è più comune. Mentre invece, dando uno sguardo, ovviamente questi saranno tutti argomenti che approfondiremo, certo, di volta in volta, ogni singola trasmissione puntata per puntata. Esatto. Dal punto di domande. Vista maschile, il più comune e quello più, diciamo, conosciuto è quella alla prostata. Esatto, fortunatamente per noi maschi nella prostata l'incidenza aumenta dopo i 50 anni, 55 anni. Ci sono altri punti più sensibili nell'emisfero maschile? Nell'emisfero maschile abbiamo un'elevata incidenza dei tumori polmonari, un'elevata incidenza dei tumori del colon e del retto, mentre i tumori della sfera genitale, diciamo così, diventano evidenti dopo una certa età. Allora, un uomo è, diciamo così, più sfortunato, di una donna. La donna perché vive di più? Perché la donna nel periodo di età fertile ha gli ormoni che la proteggono da tante altre patologie. Abbiamo parlato del tumore, attenzione, ma la prima causa di morte al mondo è l'infarto. E quindi questo è un altro tipo di prevenzione, colpisce per lo più gli uomini. Nella donna l'infarto diventa molto comune quando si entra in menopausa. Voglio sfatare un mito, sì. Non lo so. È vero quello che si dice riguardo all'infarto, che tutto sta nello stile di vita, nello stress? Obbligatorio,
Assolutamente sì, esistono soggetti predisposti naturalmente, ma soprattutto una vita sana che si basa sull'attività fisica, su una dieta corretta, sulla riduzione del colesterolo, sull'abbandono del fumo di sigaretta e dell'alcol, eccetera, rappresentano uno stile di vita che previene l'infarto non al 90% ma bensì al 100%. Quando si è a rischio, seguiti da un cardiologo, è possibile tranquillamente poi fare quelle terapie salvavita come l'assunzione di un anticoagulante con la semplice aspirina o cardioaspirina che aiuta a prevenire questo tipo di diciamo così patologia. Ma anche questo lo affronteremo con la prevenzione primaria, che è quella che possiamo fare tutti quanti a casa. La prevenzione secondaria la facciamo noi, quindi la fanno gli specialisti, il medico curante in primis, e dopodiché noi specialisti nelle varie branche della medicina. Naturalmente, una volta fatta diagnosi, una volta usciti da questo diciamo così iter così difficile, non bisogna tornare alle vecchie abitudini, ma bisogna cominciare a insegnare, soprattutto per noi stessi, cominciare ad affrontare la vita in maniera diversa. Dottore, di argomenti da affrontare tantissimi. Ce ne sono tantissimi. Noi per oggi ci fermiamo qua. Benissimo. E vi comunicheremo quando sarà la prossima settimana, il prossimo incontro con il dottor Zaccagnino. Apriremo le nostre telecamere ad un dibattito, quindi lasceremo i contatti della redazione, per cui il dottore è a disposizione per telefonate in diretta. Esatto. Proprio perché l'intento è quello di veramente portare il dottore nelle vostre case e facilitare un po' la conoscenza di alcune materie di base che servono per la vita quotidiana e, perché no, approfondire anche temi più importanti. Grazie. Speriamo che insomma sia questa l'apertura per un ciclo che potrà coinvolgere. Esatto, anche perché più la cittadini. Trasmissione la fate voi, non la facciamo noi. Esattamente, è ovvio che tutte le domande fatte saranno coperte dall'anonimato. Esatto. Quindi non ci sarà nessun tipo di pudore per questo. Io ringrazio il dottor Zaccagnino voi, per essere stato davvero con noi, e noi ci vediamo la prossima settimana con il dottore in casa. Grazie.